Ritorniamo ancora una volta a occuparci della situazione dei terreni golenali, le aree intorno al fiume Sinni che furono recuperate e affidate in custodia mediante graduatoria agli agricoltori che cedettero i propri terreni per la costruzione dell'invaso di Monte Cotugno. Dopo 30 anni da questa operazione, la condizione della stragrande maggioranza di questi terreni risulta, per usare un eufemismo, ancora difficile e questa volta parliamo di viabilità. Ecco, nelle immagini vi mostriamo la strada, si fa per dire, che gli agricoltori dovrebbero percorrere per raggiungere alcuni dei terreni in questione. I commenti sono superflui perché non solo il collegamento non consentirebbe il passaggio di due automobili insieme, ma la stessa strada è lasciata letteralmente allo stato naturale. Ricordiamo che si tratta di aree che costeggiano il letto del fiume Sinni che, come in questo caso, ha rotto gli argini, tanto che non si capisce dove finisce la strada e dove inizia il fiume. E pensare che nel famoso progetto Senisa stilato negli anni Ottanta per valutare quelle che dovevano essere le contropartite date al settore agricolo dopo la realizzazione dell'invaso di Monte Cotugno, i terreni golenali rappresentavano una sorta di rivincita dell'agricoltura senisese. Una rivincita che nella maggior parte dei casi non è mai partita. Anche perché, come lamentano gli stessi agricoltori, e questa immagine lo mostra bene, i terreni sono stati recuperati in maniera inadeguata. Guardate la quantità di pietra fluviale che si vede in questo pezzo di terra, sul quale dovrebbero essere coltivati pomodori e peperoni. Una situazione che scoraggia chiunque voglia affacciarsi al settore agricolo e che, come al solito, non scoraggia invece l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti ovunque.